L'Ucraina ha il diritto di difendersi colpendo la Russia anche nel suo territorio con le armi fornite dai paesi europei, perché il rischio di escalation deve essere bilanciato con quella alla difesa. La dichiarazione dell'alto rappresentante dell'Unione Europea, Josep Borrell, arriva a margine del Consiglio difesa in corso a Bruxelles, una riunione delicatissima per l'Europa che si trova ad affrontare uno dei momenti più difficili della guerra in Ucraina. Con Kiev in difficoltà e a corto di armi, si fa sempre più pressante la questione legata all'uso di aiuti militari non ucraini per attaccare la Russia. Il presidente Zelensky intanto annuncia da Bruxelles l'avvio dei negoziati per l'adesione all'Unione Europea a giugno e un accordo bilaterale sulla sicurezza e sostegno a lungo termine tra Ucraina e Belgio, che comprende almeno 977 milioni di euro in aiuti militari nel 2024 e la fornitura di 30 caccia F-16 entro il 2028, il primo in consegna già quest'anno. Dal campo, funzionari militari ucraini hanno confermato che le forze russe hanno attaccato l'aeroporto internazionale di Zaporizhzhia 2 giorni fa con un missile cruise, mentre Kiev ha colpito ancora una volta Lugansk.